da dopo le vacanze alcuni di voi, altri invece è la prima volta che li vedo. Noi siamo l'associazione Rivivere, questi incontri sono nell'ambito della nostra rassegna Educazione Sentimentale che quest'anno abbiamo voluto svolgere attraverso i problemi della vita quotidiana, per cui abbiamo parlato della perdita di un amore, di come comunicare tra diversi, di come affrontare la solitudine, e stasera, come voi sapete, parleremo di come parlare e come comunicare con chi non può capire, con gli stupidi. E quindi parleremo di stupidità. La nostra associazione, voi sapete di che cosa si occupa, abbiamo vari servizi gratuiti di supporto psicologico per le persone che hanno avuto un lutto o che stanno vivendo una malattia grave o proprio del proprio caro, e poi l'ultimo nato, il servizio Primo Maggio, che è un servizio che si occupa di dare sostegno alle persone che stanno perdendo o hanno perso il lavoro. Naturalmente noi vi chiediamo di associarvi, di sostenerci, di frequentarci, perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per poter continuare a svolgere la nostra vita. Basta solo associarci, non vogliamo soldi. Non vogliamo soldi, no. Vabbè. Se vi associate, in qualche modo contribuite lo stesso, perché ci serve l'aiuto di tutti, non solo dal punto di vista appunto economico, come diceva il professore, ma soprattutto dal punto di vista di creare insieme una cultura di solidarietà che nelle situazioni di crisi della vita delle persone ci aiuta a noi a fare meglio il nostro lavoro e aiuta tutti ad aiutarci vicendevolmente. Quindi io vi ringrazio della partecipazione così numerosa e vi auguro buona serata. Il prossimo appuntamento sarà per il 20 di ottobre, dove parleremo della malattia mentale e come vivere con un matto. Buona serata, a presto. Bene, allora, come voi intuite, l'argomento di questa sera è molto molto difficile, estremamente delicato. Tutti noi abbiamo esempi di stupidità individuale o collettiva. Per esempio, un giorno ho letto questo esempio che mi sembra molto molto interessante. Steven Spielberg, il regista, si è fatto fotografare con uno dei dinosauri di Jurassic Park dietro, dinosauro morto. Sapete quanta gente ha protestato dandogli dell'assassino? 70.000 persone! Voi capite che la stupidità non ha niente. No. Poi, ognuno di noi naturalmente ha esempi di stupidità, ma nel corso di questa chiacchierata qualche esempio faremo, altri esempi, soprattutto di categorie di stupidità, perché ci sono diverse categorie della stupidità. Naturalmente, cioè, come dire, come voi sapete, la nostra impostazione consiste nel cercare di incontrare la saggezza dei libri, la saggezza in generale della cultura, con la saggezza popolare, quella quotidiana. Per cui io adesso vi sciorinerò due o tre di questi esempi della saggezza culturale sulla stupidità. No? E poi insieme cercheremo di capire quale confronto si può fare tra quello che la cultura da sempre ha suggerito e continua a suggerire sulla stupidità e quello che tutti noi poi nella nostra vita ci ingegniamo più o meno faticosamente a fare rispetto alla stupidità. E anche come la concepiamo, naturalmente io poi vorrei, come tutte le volte, ma questo capita, non è mai capitato che nessuno parla, che ci fosse una partecipazione, in modo tale appunto da mettere a confronto questi due aspetti, la cultura alta è quello che si intuisce nella vita quotidiana e si vive nella vita quotidiana di tutti. Naturalmente
e parlando della stupidità, non si può fare a meno di citare il classico dei classici sulla stupidità in Italia, che è il breve aureo saggio del professor Carlo Maria Cipolla, che si intitola Le leggi fondamentali della stupidità. Carlo Maria Cipolla era uno storico dell'economia, un grande storico dell'economia, il quale a un certo punto, per divertirsi, ha scritto questo saggetto e l'ha distribuito a Natale tra gli amici, come per scherzo, e piano piano è diventato un bestseller. Se voi volete leggerlo, c'è un libro del Mulino, tra l'altro illustrato da Tullio Pericoli, molto molto bello. Bene, la prima legge fondamentale della stupidità umana asserisce, dice Cipolla, senza ambiguità di sorta, sempre ed inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero di individui stupidi in circolazione. Sempre. Cosa pensate? Possiamo essere d'accordo con questa prima legge? Secondo me, come dire, è una certezza che le cose stanno così. Noi il numero degli stupidi lo sottovalutiamo sempre. Tant'è vero che certe volte ci scopriamo a dire, dice, ma ci siamo tanto affannati, eccetera, ma in realtà non ci arrivava. Avevamo sottovalutato quello stupido che avevamo lì davanti. Bene, siamo d'accordo, quindi possiamo procedere e andiamo alla seconda legge della stupidità umana. La seconda legge fondamentale della stupidità umana dice: la probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della stessa persona. La conseguenza, secondo Cipolla, è che era anche un fine economista, è che in tutti i gruppi umani, compresi i premi Nobel, c'è sempre un tot di stupidi. Cioè non c'è nessuna altra caratteristica associata, secondo lui, alla stupidità. Il che vuol dire che in definitiva la stupidità è una piaga sociale. Bene, ma possiamo essere d'accordo con questa seconda legge o, come dire, dobbiamo cominciare a criticare un po'? Sapete cosa significa se siamo d'accordo? Noi saremo anche d'accordo con la classificazione che Cipolla fa degli esseri umani. Secondo lui gli esseri umani si dividono in quattro grandi categorie: gli sprovveduti, gli intelligenti, i banditi e gli stupidi. Mentre ci sono sprovveduti stupidi e sprovveduti intelligenti, mentre ci sono banditi stupidi e banditi intelligenti, non ci sono stupidi intelligenti né intelligenti stupidi. Qui mi sembra che Carlo Maria Cipolla comincia, come dire, a mostrare qualche segno di stupidità. Perché è davanti agli occhi di tutti che ci sono intelligentoni che certe volte sono stupidi e stupidissimi che certe volte sono illuminanti. Quindi da questo punto di vista, perché Carlo Maria Cipolla cade in questa stupidità? Perché fondamentalmente definisce la stupidità come un fatto genetico, cioè uno nasce stupido, non è che c'è da discutere, e uno è stupido, e se è stupido per la legge di Parmenide non può essere intelligente, se è intelligente non può essere stupido. Questo allora è vero, ma è vero solo se si considera la stupidità, come la considera Carlo Maria Cipolla, sempre come un fatto biologico. Se la stupidità fosse sempre un fatto biologico, cioè se stupidi si nasce, come direbbe Totò, allora è ovvio che Carlo Maria Cipolla ha ragione. In realtà stupidi si diventa anche, non solo si nasce. In realtà, cioè, non esiste una sola forma di stupidità. Se la stupidità fosse solo un fatto genetico, allora Cipolla, Carlo Maria Cipolla, avrebbe ragione. In realtà esiste la stupidità genetica, biologica,
esiste la stupidità personale. Per esempio, se uno è depresso, il più intelligente degli uomini, quando è depresso, quando è stressato, diventa stupido. Ci sono persone, per esempio, un esempio di stupidità personale molto diffuso è quello di quando ci capita una cosa che ci traumatizza, che ci fa stare male, un trauma, no? Una cosa assoluta, ci muore un figlio, ci cadono di pacca le orecchie, cioè di quelle cose terribili che ti capitano e tu non sai. Le persone dicono: la cosa più stupida che possa esistere al mondo, non doveva succedere. Come si fa a non succedere una cosa che è già successa? È successa, ce l'hai davanti agli occhi, sei stato schiantato. No, non doveva succedere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io, sul piano personale, dentro di me, sento quella cosa come insopportabile e dico e nego la realtà. Cioè praticamente divento stupido. Divento stupido per ragioni personali. Cioè stupidi non solo si nasce, ma anche si diventa per ragioni personali. L'altra forma di stupidità è quella umana. Avete mai sperimentato questo l'effetto che fa stare con uno stupido? Si diventa stupido. Tu prova a essere intelligente con uno stupido, non c'è niente da fare. Ora, questo non vuol dire che tu sei nato stupido, non vuol dire che tu personalmente c'hai qualcosa che non va, no, vuol dire che quando incontri uno stupido ci sono problemi, cioè c'è una stupidità umana, cioè la stupidità è una qualcosa che deriva dal fatto che gli altri te la possono ispirare. Uno stupido, tu cerca di spiegare una cosa, io mi ricordo che mio fratello cercava di spiegargli certi teoremi della matematica, non c'era niente da fare, era mio fratello ma non c'era niente da fare proprio, e mi sentivo stupido, non c'era altro spiegazione, diventavo stupido. Ne deriva che forse dovremmo un pochettino modificare la classificazione degli esseri umani fatta da Cipolla. Ora, perché? Cioè, lui classifica gli esseri umani facendo tre categorie di intelligenti o meno intelligenti, cioè sprovveduti, intelligenti e stupidi, è una sola categoria morale, banditi. E i buoni dove sono? Ci sono anche i galantuomini, cioè perché sono i banditi? In definitiva, cioè come dire, la sua classificazione è una classificazione che si basa solo sull'intelligenza. Ma perché? Perché Cipolla ha una concezione dell'uomo, come dire, modernissima, attuale, ma assolutamente, secondo me, non condivisibile. Cioè lui dice, tutte le volte che due persone si incontrano, inevitabilmente si determina il fatto che uno ha un vantaggio e l'altro uno svantaggio, o tutti e due hanno vantaggio, cioè l'effetto dell'incontro è qualcosa che si può calcolare. Ora, è verissimo tutto questo, tranne nel caso in cui io incontro un altro e gli dono qualcosa. Il dono non è previsto nella impostazione di Cipolla. Cioè, di nuovo, siamo di fronte a un'antropologia, una concezione dell'uomo che è di tipo biologico. Nel mondo animale è così, effettivamente è così, no? Per cui, secondo appunto Cipolla, che cos'è la stupidità? Chi è lo stupido? Lo stupido è colui che nel rapporto con un altro, vediamo se lo dice meglio lui, senz'altro, una persona stupida è una persona che causa un danno a un'altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita. Questo secondo lui sarebbe uno stupido.
No, cioè lui definisce lo stupido in base al calcolo dei vantaggi o degli svantaggi quando si incontra un altro. No. Per cui lo sprovveduto è colui che quando si comporta nei confronti di un'altra persona non causa danno a sé, cioè non pensa a sé, è sprovveduto, anche se fa bene a un altro e non fa bene a sé, è lo stesso. Lo stupido è colui che di fronte a un'altra persona o un gruppo di persone realizza, senza realizzare alcun vantaggio, fa subire agli altri una perdita. Addirittura se è pari, cioè lui non ci guadagna niente e non ci guadagnano niente gli altri, è uno stupido. Se invece gli altri ci perdono e lui ci perde pure, è un super stupido. Proprio è uno stupido super. Bene. Che avete da dire finora? Cioè, è tutto intelligente quello che abbiamo detto? C'è qualcosa di stupido? Ecco, per esempio, che succederebbe se noi introducessimo una categoria umana che secondo Cipolla non esiste, che invece esiste, e cioè quella di chi, incontrando un altro, si comporta in un modo spontaneo, senza fare conto? Che tipo è questo qui? Bisognerebbe introdurre un'altra categoria. Cioè, a prescindere dal fatto che ti faccio danno o che mi procuro un vantaggio, boh, sono stupido o sono intelligente? Sincero. C'entra l'intelligenza? L'intelligente chi è? L'intelligente è quello che quando si comporta nei confronti di un altro ha un vantaggio e procura un vantaggio agli altri. Secondo Cipolla, questi sono gli intelligenti. I banditi invece sono quelli che quando sono di fronte agli altri procurano un vantaggio a sé e una perdita negli altri. Più ci riescono, più sono intelligenti, ovviamente. Bandito intelligente. Cipolla, cioè, sembra affrontare il problema dell'intelligenza essendo un po' ossessionato da questa idea che in definitiva c'è una lotta impari tra gli intelligenti e gli stupidi. Tant'è vero che appunto la quarta legge della stupidità dice: le persone non stupide sottovalutano sempre il potenziale nocivo delle persone stupide. In particolare i non stupidi dimenticano costantemente che in qualsiasi momento e luogo, in qualsiasi circostanza, trattare o associarsi con individui stupidi si dimostra infallibilmente un costosissimo errore. Quindi, attenzione, non mettetevi mai con uno stupido. Bene. L'altra conseguenza di tutta questa impostazione qual è? Che si può sempre distinguere abbastanza bene tra uno stupido e un intelligente. Possiamo essere d'accordo su questo punto? Ecco, per esempio, che ne sarebbe in questa ottica di quella situazione in cui uno pensa di far bene e invece fa male? Allora si potrebbe dire con Cocteau: la stupidità si è messa a pensare. Cioè, sempre stupido è, si direbbe, no? In realtà, appunto, non c'è solo la stupidità biologica, ma c'è la stupidità personale e c'è la stupidità umana. Il che cosa vuol dire? Cioè, le persone come sono distribuite? Cioè, vuol dire che una delle cose che dice Cipolla è un mito da sfatare. Non è che gli intelligenti sono sempre solo intelligenti e non sono mai stupidi, e gli stupidi sono sempre stupidi e non sono mai intelligenti. Tutti noi siamo un po' intelligenti e un po' stupidi. Per esempio, io potrei essere stupido dal punto di vista del mio cervello, per esempio potrei essere mongoloide, oppure
avere una trisomia 21 che è più elegante, no? Potrei essere un mongoloide e avere un limite, cioè io per esempio oltre un certo limite di calcolo non ci arrivo, il mio sviluppo intellettivo finirà a un certo punto, però potrei essere intelligentissimo dal punto di vista emotivo, infatti ci sono tanti mongoloidi che dal punto di vista emotivo sono intelligentissimi, per esempio sentono moltissimo l'altro, sono in grado di entrare in empatia con l'altro, di innamorarsi, sono stupidi, non sono affatto stupidi. Sul piano personale i mongoloidi non sono affatto stupidi, tanto è vero che c'è una contraddizione profonda nella vita di un mongoloide tra il fatto che tra le sue capacità intellettive biologiche e le sue capacità affettivo-emotive, no? Lo stesso è sul piano umano, io potrei essere assolutamente geniale dal punto di vista biologico, Einstein, no? Dotatissimo, ed essere terribile dal punto di vista, per esempio, della comprensione, non riuscire mai a mettermi nei panni di un altro e quindi non capire niente, essere totalmente stupido nel rapporto con quando si tratta di capire un altro. Allora voi capite che il problema è un problema molto più complicato di così. Allora se è così, cioè vediamo di riferirci anche ad altri che hanno studiato, ecco per esempio un altro grande letterato che ha studiato il problema e che ha fatto una lista di stupidità in un suo libro famosissimo che è Bouvard et Pécuchet è Flaubert. Flaubert tra l'altro da piccolo era idiota, cioè uno che da piccolo era idiota poi diventa uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, com'è possibile? Che significa che da piccolo era idiota? Sartre ha scritto un libro che si chiama L'idiota della famiglia, che è la biografia di Flaubert. Che faceva Flaubert da piccolo? Da piccolo Flaubert, il piccolo Gustave, il cameriere Jean usciva dalla cucina, andava in salotto dove c'era Gustave e diceva: Gustave, Jean ti vuole in cucina. Cioè lui era lì. E Gustave zoppettava. E tutti dicevano: Gustave è idiota. Che era successo? Gustave, per farsi voler bene, tutte le cose che dicevano gli altri, lui diceva di sì. Infatti, qual è la conclusione a cui lui arriva quando fa l'elenco di tutte le stupidità di questi due stupidi che sono i protagonisti del suo libro? È: la stupidità, c'est moi. Lo stupido sono io. Sono pieno. Ma che cos'è la stupidità per Flaubert? Per Flaubert la stupidità è quella cosa lì, c'è una frase bellissima, non ricordo più dove, qui, ecco, il sottotitolo che voleva dare al suo libro, Bouvard Pécuchet, è la sconfitta del metodo delle scienze. E in una lettera a un suo amico scrive: la stupidità sta nel voler concludere. Siamo un filo e vogliamo conoscere la trama. Riflettiamo su questo punto. La stupidità consiste nel voler concludere. Cioè, se capire è qualcosa all'infinito, e quando ci fermiamo a un certo punto, abbiamo capito molto poco. Quindi, se ci fermiamo, se vogliamo concludere, siamo stupidi. Da questo possiamo partire per dire, perché il nostro problema a questo punto è: beh, d'accordo, se stanno così le cose, come ci si confronta con gli stupidi? Dal punto di vista di Cipolla, lo stupido, confrontarsi con gli stupidi, quinta legge, lo stupido è più pericoloso del bandito. Cioè, se effettivamente le cose stanno come dice Cipolla, lo stupido è il più pericoloso degli individui. E certe volte nella nostra, nel senso comune si dice, no? Preferisco uno cattivo e intelligente piuttosto che uno stupido.
preferisco tutto tranne che la stupidità. E qui però c'è Dostoevsky che invece dice un'altra cosa. Dostoevsky, tra l'altro, come voi sapete, è l'autore dell'idiota, no? Che è il buono per eccellenza, cioè bisogna essere, cioè, non mi viene il dubbio delle volte che per essere buono bisogna essere stupido? No. Cioè se effettivamente fosse come dice Cipolla, che l'intelligente è quello che si procura il suo vantaggio e procura vantaggio agli altri, dato che è difficilissimo procurarsi il proprio vantaggio procurando contemporaneamente vantaggio agli altri, cioè più delle volte tu ti procuri il tuo vantaggio e a svantaggio di altri, no? Sì, posso aspettare che in definitiva per essere buoni bisogna essere stupidi. E infatti la risposta di Dostoevsky è la seguente: che cosa ci può essere di più stupido di un imbecille buono? Un imbecille cattivo. In definitiva, il problema è come ci confrontiamo con la stupidità, cioè se la stupidità è un fatto assolutamente insuperabile, biologico, oggettivo, come dice Cipolla, lo stupido è effettivamente il più pericoloso degli individui. E certe volte, per esempio, quando noi incontriamo una persona che non ci arriva e che non c'è niente da fare, è un fatto biologico, è così, è pericolosissimo quello. Cioè nel senso che, infatti, che cosa si fa? Gli si toglie la potestà di decidere, è cretino, è idiota, è minorato, è, gli si toglie, quello non è come gli altri, non è abilitato a fare come gli altri, e così si cerca di metterlo. Ma se è mascherato? Se ci sono anche dei premi Nobel che hanno dei punti di stupidità? Certo, ma se uno è premio Nobel non sarà solo stupido, sarà anche un pochino intelligente. Se invece la stupidità è una caratteristica che può essere anche non solo biologica ma personale, umana, non è più vero, come dice Dostoevsky, che la cosa peggiore è la stupidità. La cosa peggiore è la cattiveria, non è la stupidità. Bene, allora cosa se ne può trarre? Qual è il modo per combattere la stupidità? Per Cipolla bisogna mobilitare gli intelligenti, cioè è una lotta da sempre nel mondo, lottano l'intelligenza contro la stupidità, e la stupidità va considerata la cosa più pericolosa del mondo e gli intelligenti si devono attrezzare per far sì che la stupidità venga sconfitta. No, non c'è speranza, perché è pessimista Cipolla, però è quello che bisogna fare. Non c'è speranza, ma è quello che bisogna fare. Se invece la stupidità può essere insieme con l'intelligenza, perché è un fatto personale o c'è una stupidità anche umana, è ovvio che le cose stanno in un altro modo. Cioè, come si può fare per esempio, far sì che uno che è intelligente personalmente, umanamente, ed è stupido biologicamente, non faccia danni? Che si fa? Sono bene. Bravo, si vuole bene. Ecco, bravissimo. Cioè, in definitiva, il problema è, se tu smetti di fare conti, finché fai conti nel rapporto con l'altro e cerchi di calcolare vantaggi e svantaggi, se c'è uno stupido biologico, hai perso. Non c'è niente da fare, hai perso. Quello ti procurerà un danno. Tu puoi essere tutto quello che vuoi. Il problema è cercare di scoprire se è possibile, e questa è la domanda con cui vi lascio, è possibile secondo voi considerare l'uomo come capace di non fare conti, o l'uomo fa sempre conti? Se l'uomo fa sempre conti, la stupidità è una piaga sociale e noi sempre siamo costretti a lottare per sempre contro la stupidità e non c'è niente da fare, è una lotta impari. Se invece la stupidità non è un fatto solo biologico, allora c'è un altro tipo di rimedio per la stupidità, e cioè il fatto che che lo stupido, se è una brava persona ed è un essere umano, si può trattare con lui. Perché è stupido solo nel senso che non ci arriva e non capisce, ma non capire, non arrivarci, non è la cosa più importante.
perché c'è il bene. Non capisco, non ti capisco, non mi capirai, ma voglio il tuo bene. Tu non mi capisci, non mi capirai, ma vuoi il mio bene. Quando non lo vuole? Appunto, cioè il problema è, no, ma il punto è, l'uomo è capace, anche se è stupido, di essere buono? O per essere buoni bisogna essere intelligenti? Perché questo è il vero punto. È capace l'uomo per essere buono, di essere buono anche se è stupido? C'è addirittura chi sostiene che sono gli stupidi più buoni, ma perché? Perché non ci pensano, non fanno conti, non sanno, si basano sul non sapere, ma il problema è di quegli altri. Se tu ti confronti con uno stupido e vuoi il suo male, chi vince? Lui o tu? Se tu ti confronti con uno stupido e vuoi il suo male, chi vince? Lui o tu? Vince lui. Vince lui, vince sempre lui. Se tu ti confronti con uno stupido e vuoi il suo bene, non vince lui. Cioè, questo è il punto. Cioè, il problema, è di questo che vorrei discutere, il punto è se si fanno conti, se quando si incontrano persone si fanno conti, la stupidità è la più grande potenza imperiale di questo mondo. Se invece quando si incontrano gli altri si riesce ad essere disinteressati, la stupidità diventa più nobile. Che pensate? Ma vorrei sapere un po' la differenza, cioè c'è differenza tra stupido, cretino, idiota, abbiamo usato tutti questi termini? Allora, sono tutti sinonimi. Stupido è stordito. Uno che è stato, cioè, stupido è stordito. Stupido vuol dire che è stordito, vuol dire che è qualcosa la stordita. Per esempio, quando ero bambino io si diceva è stonato dalle bombe, no? Cioè qualcosa gli ha fatto esplodere il cervello, è stordito. Lo stordimento naturalmente può essere dovuto, per esempio, al fatto di essere esposti a una musica a 80.000 decibel, uno è stordito, no? Si stordisce, può essere stordito da tante cose. Lo stress, per esempio, stordisce, no? Il mondo complicato stordito. L'idiota è quello che invece, idiota vuol dire che sta tra sé e sé, sta dentro di sé, non esce fuori, cioè somiglia di più ad autistico l'idiota, no? Infatti idios vuol dire se stesso, no? Il cretino ha a che fare col cretinismo, cioè ha a che fare con una categoria medica, è una categoria medica, ma comunque sono tutti sinonimi. Cioè il problema è: il cretino, lo stupido, l'idiota, sono quelli che non capiscono o sono quelli che non capendo fanno del male sempre a tutti anche senza volerlo? E quando uno non capisce solo o può contemporaneamente non capire una cosa e capirne delle altre? Sicuramente può capire delle cose e non capire delle altre. Allora non sarà che siamo tutti un po' stupidi, un po' intelligenti? Sì, senz'altro. Però bene, non sono certa che lo stupido sia sempre buono, c'è nel senso. Credo, certo, che ognuno di noi. Ma chi ha detto che dobbiamo essere certi? Ci sono gli stupidi buoni e gli stupidi cattivi. Certo, cioè la categoria della bontà non ha a che fare con l'intelligenza. Certo. Non è l'intelligenza che produce. Nella ottica di Cipolla è l'intelligenza che produce il vantaggio per tutti. Cioè praticamente se tutti fossimo intelligenti ci sarebbe un vantaggio per tutti. No, non è lei, no. Cioè, questo è quello che lui sostiene. Se fossimo tutti intelligenti ci daremmo, perché l'intelligente è quello che lavora per procurarsi un vantaggio e contemporaneamente lo procura ad altri. Questo sarebbe l'intelligenza. In realtà l'intelligenza cosa vuol dire? Cioè che vuol dire capire? E che vuol dire quando non si capisce? Che vuol dire quando ci arriva? E che vuol dire quando non ci arriva? Ecco, questo è il punto. Cioè, per esempio, quante forme. Allora, c'è la comprensione logica, per esempio, no? C'è poi la comprensione affettiva, col cuore, si pensa con la testa, si pensa col cuore, con quanto salto? Sì. Con tutti gli organi. Bravo. Con tutti gli altri. C'è chi pensa con l'intestino, c'è chi pensa con le orecchie, c'è chi pensa col C, c'è chi pensa. Col cibo,
sicuro. Bene, che pensate? Cioè, da cosa è la stupidità? È il contrario dell'intelligenza. Ma cos'è l'intelligenza? Cioè, per esempio, se uno incontra un altro e capisce, e non capisce niente di quello che l'altro gli vuole dire, ma capisce che l'altro gli vuole dire qualcosa, ha capito qualcosa o non ha capito niente? Ha capito qualcosa. Allora che tipo di... potrebbe essere stupidissimo, nel senso che non ha capito niente, ma ha capito che l'altro gli vorrebbe dire qualcosa, cioè che l'altro gli fa segno. Allora sono due. Allora, l'intelligere è la ricerca del significato. Quella cosa lì significa, ma ci sono cose che significano a prescindere dal capirle. Per esempio l'altro uomo significa, può significare a prescindere dal capirlo. Tu per esempio vai per la strada, incontri mentre corri o mentre passeggi, incontri un altro che ti viene in senso inverso, tu non sai assolutamente niente di quello, è un altro, vive in un altro mondo, chissà da dove viene, così, e dici ciao. Quello dice ciao. Cosa hai capito? Siete intelligenti o siete stupidi? Educati. Comunicativi. Cioè vi siete fatti segno. Certo. Cioè, ti ho visto. Ciao. No. Lì dove hanno paura, dicono shalom, salam aleikum. No. In Cina dicono bene, ciao. Cioè, bene per te, che ti vada bene. Certo, ma che cosa hai capito? È intelligente o stupida quella cosa lì? No, perché... intelligenza, comunicazione. Ma forse è intuita. No, appunto, il problema è che l'intelligenza e la stupidità vengono contrapposte quando l'intelligenza... possono essere contrapposte quando l'intelligenza è considerata una qualcosa che attiene alla comprensione, cioè al comprendere, al prendere, all'entrare dentro, al capire, no? Ma non è sempre così. Cioè il significato non necessariamente è un significato, è qualcosa che tu comprendi, no? Per esempio, quando uno è buono o cattivo con te, tu certe volte non lo capisci perché, ma capisci benissimo se quello è buono o cattivo, no? Come il bene per cioè, il bene. E sei stupido o sei intelligente? Sei stupido nel non capire perché quello è buono o è cattivo. Sei intelligente nel capire che è buono o che è cattivo. Ecco, allora forse dovremmo introdurre altre categorie per capire l'uomo, non solo quelle del comprendonio, quelle cognitive. Perché sembra, a parte la categoria del bandito, che gli piace molto, le altre sono tutte categorie cognitive. Lo sprovveduto, l'intelligente, lo stupido. Bene, allora, ora la domanda è, voi nella vostra vita, come la cavate con la stupidità? Siete di quelli... Prego. No, prego, io non voglio parlare sempre io. Nell'ultima parte una cosa molto interessante sulla quale io vorrei porre l'attenzione. E conviene più spostarsi un attimo per parlare dell'intelligenza e non fare questi raffronti che è il contrario della stupidità, eccetera, perché altrimenti cadremo in quella cosa di cui non verremo fuori. Allora forse è l'occasione perché finalmente cominciamo noi altri tutti, ma non solo quelli che noi stiamo qui stasera, che si cominciasse a smitizzare dando poi il significato più autentico dell'intelligenza. L'intelligenza non è un fatto che tu capisci, altrimenti la confrontiamo con la stupidità e non ne veniamo fuori. L'intelligenza, io starei proprio esattamente in quello che non io, ma la psichiatria ufficiale definisce la capacità di una persona messo di fronte a un problema nuovo con una, che so io, l'estrutturazione, tutto il campo mentale, il patrimonio, diciamo, no?
è in grado di risolvere quel problema, magari altri 100 problemi non li risolve. Quello è un atto di intelligenza, quindi non è l'intelligenza, è una capacità di comprendere, ma è una capacità dell'uomo di risolvere quel problema che è chiamato a risolvere. E così si chiude una volta per tutte questo mito dell'intelligenza, su cui 40-50 anni non ne possiamo più di sapere che c'è la persona intelligente e la persona stupida. No, ma però quello che dice lei, che è il riferimento al pensiero creativo, cioè uno si trova di fronte a un problema. Ma scusi, però, proprio, però anche quello è una capacità, cioè, può essere interpretata come infatti lei stessa. Ma non è un atto di intelligenza, ma se è una capacità, però, è ancora più ampio. Sì, ma però se è una capacità, sì, è qualcosa che si può studiare, che si può individuare, che si può capire, cioè non va al di là. Allora, un conto, se lei dice l'intelligenza è la creatività, per esempio, no? La creatività non si sa perché uno è creativo, ecco, per esempio la psicologia ha cercato di rispondere, lei stesso dice la ristrutturazione del campo, il cambio di prospettiva. La creatività non è una ristrutturazione, certo, ma noi però ci dobbiamo mettere d'accordo, cioè non è che possiamo, ecco, per esempio. Allora, giustamente lei dice, l'intelligenza o la stupidità non dovrebbero essere considerati, io questo sono d'accordo. È la nostra rovina. Non dovrebbero essere considerati come una caratteristica che ci appartiene, come il colore degli occhi, come. Mentre Cipolla dice proprio questo, è un qualcosa che si eredita, è un carattere, come i caratteri sessuali, un carattere sessuale primario o secondario. È un carattere biologico, secondo questa impostazione. Secondo un'altra impostazione, l'intelligenza, che forse non dovremmo chiamarla più neanche intelligenza, no? Che cos'è? È, io la chiamerei la tendenza umana ad attribuire significato a quello che gli accade. Cioè, a significare. Io sono qua, per esempio, e sto parlando della stupidità e cerco di farvi capire qual è il significato per me della stupidità. D'accordo? Ma uno potrebbe dire, tu ci riesci se sei intelligente, non ci riesci se sei stupido. Io perché ci riesco o non ci riesco? Per quale ragione? Per esempio, secondo me, a seconda di quello che leggo nei vostri occhi. Cioè, secondo me, voi mi ispirate a riuscirci o a non riuscirci. E questa è la significatività umana. L'intelligenza è una... Oppure ci riesco... Una parte, ma non è... Aspetti, il problema... Cioè, ci sono diverse forme di significatività. Oppure io ci riesco o non ci riesco, a seconda di quanto ve la so raccontare. Sì, ci posso riuscire. Guardate che è un modo... quello personale, oppure ci riesco o non ci riesco perché vi presento le cose in modo matematico, logico, cioè in un modo che corrisponde a un codice che anche voi avete innato, come oggi la linguistica dice, le grammatiche sono generative, cioè le grammatiche sono innate. Allora, quando io vi parlo, uso un codice che anche voi avete. E questo è biologico, è innato, oppure è personale, c'è quello che vi convince e quello che non vi convince, quello che la sa vendere e quello che non la sa vendere, oppure è perché c'è interazione tra di noi che io vi convinco. Allora, ecco, il punto è, le persone che stanno qua, no? Come concepiscono la stupidità? A seconda di come concepiscono la stupidità si comporteranno nei confronti della stupidità, cioè comunicheranno con lo stupido o da stupidi, se sono stupidi loro, no? Comunicheranno in un modo o in un altro a seconda che prevalga. Ecco, per esempio, possiamo dire che le tre forme della stupidità, così come le tre forme dell'intelligenza o dell'attribuzione di significato, sono comuni a tutti, solo che in ognuno ne prevale uno piuttosto che un altro? Cioè, secondo me, tutti noi abbiamo una capacità di comprendere che è innata,
abbiamo una personalità che ci rende più o meno svegli, no? Per quando dice è intelligente, gli misuriamo il quoziente intellettivo, dice no, ma si vede che è sveglio quello, no? Oppure abbiamo una capacità o un'incapacità che è relativa all'interazione con gli altri. Cioè io per esempio, quando, se voi foste tutta una massa di stupidi, no? Avreste il potere di farmi diventare stupido, o io essendo l'unico intelligente potrei farvi diventare tutti intelligenti? Guardate che questo è un punto fondamentale, per esempio nell'insegnamento, no? Uno vanno a scuola, i ragazzi vanno a scuola, sono tutti, per esempio, sono distratti, non gliene frega niente, non capiscono quasi niente certe volte, no? Per esempio per ragioni personali, non perché non ci arrivano. Alcuni di questi non ci arrivano, oppure c'è una variabilità individuale su quello, ognuno c'ha un quoziente intellettivo, l'altro c'è un altro, poi sono attenti o disattenti, hanno una certa personalità, ma che, quello che insegna, che tipo di intelligenza ha? Ecco, per esempio, bene, ma allora, le persone che sono qua, come si considerano? Cioè, vediamo nella vita, cioè, quello che abbiamo detto è, come dire, un cappello culturale, cioè vediamo nella vita cosa succede. Nella vita rappresentata qui da voi. C'è un po' di tutto, c'è ognuno di noi. Ma lei dica per sé. Io dico per me. Ci sono io dico, sì, c'è un po' di tutto per me. Sì, sì, sì. Nel senso che delle volte io mi sento non stupida, ma che ho delle difficoltà a comprendere. Per esempio la matematica, la memoria è una mia difficoltà, per altre cose a livello emotivo mi sento invece di essere molto più veloce e di sentire molto più velocemente gli altri, le emozioni delle persone eccetera, no? Quindi sento, però a me interessava anche, non so se l'argomento si può, come a proposito della stupidità che può essere buona e cattiva ed è in ognuno di noi, no? Quando un'altra persona che può essere buona e cattiva, ma ha una stupidità cattiva, nel senso che è presuntuosa, cioè una stupidità ottusa, e credo che questo sia un argomento che tutti i giorni tutti quanti possiamo affrontare, no? Mi piacerebbe molto sentire la sua opinione su questo, cioè se c'è un modo. Se è prevalentemente biologica, a ragione ci vuole, non c'è nessun modo. Devi solo prendere quello lì e limitare i danni. Anche se è una persona che magari per altre cose, per certe cose. Se prevale l'ottusità biologica, se prevale quella cosa lì, genetica, non c'è niente da fare. Bloccalo quello lì e mettilo in grado di non nuocere. D'accordo? Se prevale quella personale, allora la simpatia, per esempio, parlarci, cioè, la conversazione è molto importante, si scioglie, quella persona lì si scioglie e dopo capisce. Se invece non capisce lo stesso, però è buona, gli vuoi bene lo stesso. No, perché quell'altra stupidità è una stupidità indotta. Per esempio, la stupidità indotta dalla depressione è una stupidità indotta. No? Per cui se tu superi la depressione, quello è intelligente, perché non è che è intelligente perché non ha le strutture cerebrali o non ha la materia grigia, no? È intelligente perché qualcosa copre le sue capacità intellettive, no? Per esempio, se uno è molto molto emozionato, quando non capisce niente, no? Cioè, le emozioni hanno un effetto, quando uno è eccitato, cavolo combina, no? Cioè, proprio, cioè c'è come una specie di inibizione delle capacità intellettive. Allora in questo caso tu per confrontarti, tu devi comunicare con quella persona per aiutarlo a superare lo stato emotivo, no? E allora è quella la cosa giusta. Se invece tu comunichi con... Se l'ottusità è proprio biologica e c'è anche nella cattiveria, secondo me gli stupidi vanno veramente allontanati perché possono diventare pericolosi, cioè possono anche diventare pericolosi, meglio limitare i danni
Certo, ma però io almeno nella vita mi trovo sempre con sì, però paradossalmente quando vedo che uno è proprio scemo è anche cioè, certo, cattivo, ma però la cattiveria in automatico. Ma la cattiveria è stupido o intelligente? La cattiveria. Cioè se uno è stupido è cattivo. C'è qualche speranza in più che sia solo stupido? Perché uno cattivo è l'altra faccia del buono. Il cattivo è uno che non è buono. Quindi un po' buono è, così come chi odia, certe volte odia per amore, no? Il cattivo, uno stupido cattivo, è meglio di uno stupido stupido, perché no, il cattivo... Uno stupido cattivo è meglio di uno stupido, non abbiamo capito. L'intelligente cattivo è peggio. No, aspetta, questo però è un pregiudizio. Questo però è un pregiudizio, perché l'intelligente cattivo è sempre può capire. Quindi è più il cattivo stupido è più pericoloso dell'intelligente. Può far più male l'intelligente cattivo, perlomeno lo fa. Può far più male perché può escogitare, può diventare un genio del male. Secondo me la però il genio del male può essere convinto a smetterla. Mentre invece uno che è cattivo e stupido, no, uno che è cattivo e stupido bisogna prenderlo dal lato della cattiveria, non dal lato della stupidità. Uno che è intelligente e cattivo, bisogna prendere dal lato dell'intelligenza, non dal lato della cattiveria. Però delle volte è difficile anche capire dove è il confine tra la stupidità e la cattiveria. No, nel senso, cioè io sì. Divento una situazione precisa. Cioè capire dove, è difficile delle volte veramente anche proprio per non cadere anche noi, se non nella superficialità, scusate le parole con la schiena. O nel giudizio sbagliato di un'altra persona. Sì, ma cosa diceva confine... Flaubert? Cosa diceva Flaubert? Essere stupidi vuol dire voler concludere. Allora, voler una parola definitiva sulle cose è stupidità. Guardate che, cioè, tu sei intelligente quando sei è aperto, cioè, non finisce mai, non si finisce mai di capire. Se non si finisce mai di capire, quella è l'intelligenza pura. Perché quando vuoi concludere... C'è un tuso. Quando vuoi concludere... Cioè, quando, cioè non sempre, qual è l'eccezione? Qual è l'eccezione? Prego. La definizione di una cosa. Cioè se si vuole dare una definizione, necessariamente un po' si deve concludere. Certamente. Non certo, ma quando si definisce una cosa ci si preclude un pezzo della comprensione di quella cosa o dell'altro. Tu definisci la donna, puoi avere a che fare entro un certo limite col femminile. Quando non lo definisci, ecco, ma non definirlo cosa vuol dire? Lasciarlo indefinito oppure aprirsi all'infinito? Cioè noi abbiamo tre possibilità: definire, lasciare indefinito. Allora definire definisce chi vuole essere sicuro, quello definisce, cioè, allora, che cos'è la stupidità? È stupido voler definire la stupidità ed è stupido voler definire l'intelligenza, però tu potresti averne bisogno di essere un po' stupido. Per esempio, se tu vuoi essere sicuro, tu ti devi precludere la possibilità di comprendere tutto, perché se tu ti apri a comprendere tutto, la sicurezza è impossibile. C'è un grado di stupidità nella definizione, no? Per esempio, quando gli scienziati vogliono definire l'universo, no? Sono un po' stupidi. Tant'è vero che si immaginano, poi se ne immagino un altro, così eccetera. Allora ce lo lasciamo indefinito, per esempio, domani sapremo sempre di più, no? Ma fino a quando resterà indefinito? È intelligente o stupido lasciare indefinito? Dipende dalla situazione, dipende dalle cose, cioè sono delle cose che hanno bisogno di... Cioè l'intelligenza è l'andare fino in fondo, no? Senza concludere, perché se tu concludi non vai fino in fondo. Ma questo lo dice Flaubert. Come? Questo lo dice Flaubert.
Sì, ma perché non siamo d'accordo? Ma una cosa che ha detto prima lei, una persona intelligentissima in un certo campo può essere stupido, ma in che senso? Nel senso che, non so, non ha capacità pratiche, non ha capacità di intendere gli altri. L'esempio più straordinario è quello che ci sono tantissime persone intelligentissime che non hanno nessuna capacità empatica. Sì, no, non si sanno mettere, cioè quando si tratta di capire un altro sono stupidi. Sono poco cretini. No, questo è certo, certo, quello è per esempio un esempio molto diffuso, no? Poi ce ne sono altri, non so, per esempio Einstein capiva molto della forza di gravità, ma delle donne non capiva niente. Proprio niente, zero. Ha combinato dei casini terrificanti. Ah sì, a settori uno può essere intelligentissimo, mi lascia più perplesso riuscire a capire bene la stupidità. No, ma appunto, se è un fatto biologico, può essere un fatto biologico, cioè vi è chiaro questa distinzione? Sì, sì, tra sì, la stupidità biologica, la stupidità personale, che è irreversibile, quindi quella biologica non è reversibile. Quella personale è irreversibile e quella umana è scambiabile. Ma quando uno dice, per esempio, mi sono comportato come una stupida, certo, a che tipo di stupidità ci si riferisce? Ci si riferisce alla stupidità personale. Certo, mi sono in quella circostanza, in quella situazione, mi sono comportato come una stupida. Certo, e attiene a qualcosa che è qualcosa che appartiene a te come persona, no? Cioè per esempio appunto in quella circostanza avevo uno stato emotivo di un certo tipo e mi sono comportato da stupido. E che differenza c'è con quella umana? E quella umana è quella che è determinata dal fatto che te la ispira un altro. Tu dice comportarsi da stupido può essere ispirato anche da un altro. Certo, certo, ma quello però non è più, non attiene più alla persona. Cioè non è che se per esempio io quando io parlo con uno stupido e divento stupido, no? Quell'altro mi fa, cioè voi avete sperimentato certamente questa, sì, questa cosa qui, che se tu parli con uno stupido c'è niente da fare. Cala sicuramente il grado. Ecco, ma non è un fatto personale, non sei stupido tu per qualche ragione tua, è perché l'altro nel rapporto con, cioè l'umanità, quel tipo di rapporto umano che si determina, e così può essere anche al contrario. Uno per esempio quando dice non ci avevo mai pensato, esatto, mi hai illuminato. Cioè l'altro ti fa diventare intelligente, tu da solo non ce la puoi fare, che è la radice dell'insegnamento. L'insegnamento è così. Ma lo stupido biologico non è detto. Lo stupido biologico. Ma non ci si fa niente, quello non è, no, che è il problema, no, ma il problema è. Certo, lì non ci si fa niente, però ma bisogna vedere. Sì, ma però, siccome un po' biologicamente stupidi siamo tutti, si tratta di vedere nella composizione delle tre dimensioni della stupidità, biologica, personale e umana, quale prevale. Ma la biologica non si deputa, non ci si fa niente. Sì, sì, ma uno può essere stupido biologicamente, ma essere intelligentissimo come persona, sì, e come essere umano, e quella stupidità biologica non gli pesa molto. E risulta intelligente quello, ed è quello che meraviglia tanto Cipolla che vince il premio Nobel. Per esempio, certi premi Nobel per la letteratura. Parliamone, certi premi Nobel per la letteratura biologicamente potrebbero avere un certo grado di stupidità, cioè certe cose non le capiscono, non ci arrivano, però hanno una intelligenza spiccatissima nel sentire il mondo in un certo modo e nell'esprimersi con gli altri e scrivono un bel romanzo, no? Vi ricordate quando è uscito la prima volta Va dove ti porta il cuore? Sì. Va dove ti porta il cuore è proprio così, no? È proprio così, di una stupidità estrema dal punto di vista cerebrale, però tu, poi tu lo vai a leggere dal punto di vista emotivo è tutta un'altra cosa, c'è una nonna straordinaria, un rapporto tra una nonna e una nipote,
cioè dal punto di vista dei sentimenti è un'intelligenza spaventosa, no? Tant'è vero che tutti si chiedono, ma l'Atamaro è stupido o intelligente? Prego. Dite pure, perché non parlate? Siete stupidi? O siete troppo intelligenti? Prego. Siamo troppo. Penso che noi pensiamo a come comunicare con uno che riteniamo stupido, ma che è stupido, io che non riesco a comunicare con quell'accia, per esempio, se io sono un ingegnere nucleare, voglio spiegare la fisica nucleare a una persona che non ne sa niente e uso dei termini che so che questa persona non potrà mai conoscere, chi è lo stupido? Ma tu sei ingegnere nucleare. Esatto, esattamente. Cioè, e quindi... È ovvio, ma che stupidità è? Non è certo il problema è che la maggior parte della gente ha un'idea della stupidità più che altro linguistica, cioè il fatto di comprendersi linguisticamente. Beh, sì, in un certo senso hai ragione, sì, in un certo senso hai ragione. È lì che si... è attraverso l'interazione linguistica e non che si capisce che tipo di stupidità è quella che hai di fronte. Cioè il problema è che di solito noi non facciamo quell'operazione complicata. Di solito, per esempio, quando diciamo non ci arriva, è vero che non ci arriva quello? Quando diciamo non ci arriva dovrebbe essere che quello ha una spiccata stupidità biologica. Se diciamo non ci arriva e quello ha effettivamente, abbiamo valutato bene. Se diciamo non ci arriva perché siamo incazzati con quello e lo bolliamo da stupido, non abbiamo capito niente, siamo noi gli stupidi. Cioè si tratta, il problema è, tu c'hai di fronte uno che ti sembra stupido, cioè uno che non capisce, che non riesce a spiegarti, con lui, così eccetera. Qual è la ragione? Chiediti perché, che tipo di stupidità è quella che hai di fronte. Per esempio ci sono tante persone che diventano stupide, per esempio con un insegnante, perché tu le metti in soggezione, no? Tu gli parli di cose che non hanno mai sentito, quelli si sentono piatti, no? Ma non sono affatto stupidi. Magari sono ignoranti su quell'argomento. Non sono affatto stupidi, si sentono, appunto, è lo stato di soggezione emotiva rispetto al maestro che li rende, non parlano più, non dicono più niente. E li blocca emotivamente. Cioè si bloccano. Allora quello, se tu dici che quello non ci arriva, sbagli, ci arriva perfettamente, sei tu che l'hai bloccato. Cioè l'hai bloccato tu, cioè è una stupidità umana, non è una stupidità biologica. È la stupidità determinata dall'interazione tra due umani. Per esempio c'è una stupidità sociale, per esempio i pregiudizi determinano stupidità sociale, no? Il politicamente corretto determina stupidità sociale. Gli stereotipi determinano stupidità sociale. Cioè siamo tutti stupidissimi quando, per esempio, accettiamo un pregiudizio o uno stereotipo senza criticare. Cioè per cui si presenta uno, corrisponde, lo bolliamo e non abbiamo capito niente di quello lì. Cioè siamo stupidi. No? È un po' sempre come voler dare una fine, no? È un ritorno un po' al discorso di certo. Prima, no? Un po' come rendere semplice e finito le cose più complesse. Esatto. Esatto, per io cui... so, ho la certezza, io so come dicevo prima, vuol concludere. Certo, ha bisogno di sicurezza, dice è così, punto. Per esempio, se ci chiedessimo qual è la stupidità più diffusa, quella biologica, quella personale o quella umana? Quella personale, quella umana, biologica, quella umana. Biologica è diffusissima. Biologica è quella che dici Cipolla, ce n'è un tot in tutte le categorie. Quella più diffusa è quella biologica e soprattutto è quella più fissa, no? Perché quella personale cambia, per esempio, quella personale cambia con le atmosfere storiche. In certe atmosfere si diventa stupidi, per esempio, quando c'è la dittatura diventano tutti ottusi, no? Perché hanno una paura terrificante. Beh sì, per esempio, il sentimento della paura sociale rende cretini,
Dice, perché non si ribellano? Perché non capivano niente, si bevevano tutto? Ma perché erano diventati ottusi? No. Ma ottusi è una paura. Certo, ma la paura è uno di quei sentimenti che rende stupidi. No. Il terrore, la paura, la seduzione può rendere stupidi. Dici, ma come mai sei sposato quello lì, quel tipo lì? Come mai? È stato sedotto. Delle volte ci si sente stupidi. Adesso la signora Dietro, signora Dietro, ha parlato di un discorso di fisica nucleare, insomma, non capisce. Ma io parlo di gente, voglio riferirmi a persone che ti fanno una conferenza su argomenti che dovrebbero essere comprensibili a te. Io delle volte mi sento stupida perché non capisco niente, ma sono stupidi loro, a esprimersi in modo che tu non capisca niente, così come tanti politici, sbaglio. No. Quante volte, tutti, non so se a voi capita, io mi sento stupida nel non capire cose che dovrei capire, non di fisica nucleare. Sì, ma quello lì che ti ha fatto di sentire stupido. Per me è stupido lui. Era quello l'effetto che volevo ottenere? Ah, non lo so che effetto. Ma perché certe volte è intelligentissimo quello che vuoi ottenere, ma l'effetto non lo raggiunge. No? Ti fa diventare una pecora e poi chiama il cane pastore e ti fa portare dove vuole lui. Questo è il campo politico, lo possiamo certo, studiare finché vogliamo. Certo, no, ma per esempio il carisma dei dittatori, no? Hitler quando si presentava era terribile dal punto di vista di morte, no, le masse erano ipnotizzate. No? Cioè stupide, cioè venivano gli stupidite. No? D'altro canto in Italia avete detto, come? Meglio essere. No, ma se possiamo. Sì, scusi, noi possiamo fare politica, no, no, perché le elezioni dire, sono lontane. Se siamo messi così, sì, come dire, non siamo come un popolo molto intelligente. No, invece se ci facciamo noi passiamo per il popolo più intelligente simile, vuol dire che proprio. No, gente simile, io parlo di parlare in modo proprio chiaro. Vi è mai capitato di essere a conferenza e voi non capite? Non capite. Io per un momento mi sento stupido, però ci penso bene e dico no, è quello che ci gioca. No, ma certe volte però bisogna vedere l'intenzione, perché uno può non parlare chiaro perché vuole che tu ti sforzi per capirlo. Va bene, sì, guardate che quando uno parla troppo chiaro e semplifica troppo. Se tu dici io, cioè lì è un problema di misura, perché certe volte se tu gli semplifichi troppo, gli rimastichi troppo la cosa, quando tutti capiscono sono tutti troppo. Stupidi. No. No, altra cosa è appunto l'interesse perché l'altro capisca, sì. Quello è una cosa umana, no? È appunto l'insegnamento, no? L'insegnamento si basa su questo. Certo, l'insegnamento si basa su quello. L'insegnamento si basa sulla. Ma non tanto sul fatto che l'altro capisca tutto, ma per esempio la cosa più importante dell'insegnamento è che l'altro intuisca che c'è qualcosa da capire e vada a studiare. Perché se capisce tutto non studia più. Questo sono d'accordo. Bene, ma poi c'è un'altra forma di stupidità molto diffusa, è la stupidità umana. Quella cioè che ci procuriamo con i nostri rapporti con gli altri. Ecco, per esempio, la socializzazione del mondo di oggi produce intelligenza o produce stupidità? Tu vai in discoteca, si produce intelligenza o stupidità? Sordità. No, aspetta, dici, ma io non ci vado per quello, ci vado per le emozioni. Ci vado per un altro motivo, ma quelle emozioni sono emozioni che ti rendono intelligente o ti rendono stupida? Cioè dove bisogna andare nel mondo di oggi per essere intelligenti? Qui! Scusate, no? Qui si diventa intelligente! No, ma quelle ti rendono sordi più che stupidi. Prego. Ti rendono sordi andare in discoteca tutto bum bum bum, ti rendono sordi. No, i sordi, cioè tuni, ma quegli altri si divertono. Proprio intelligenti qui. Il silenzio ci apparisce. Sì.
silenzio rende intelligenti o stupidi? Fa paura. Fa paura. Dipende se pensiamo. Dipende se nel silenzio pensiamo. Dica di qua. Il silenzio, secondo me, a volte le pause sono importanti perché servono a riflettere, anche magari a esprimere, no, dei pensieri differenti. Cioè le pause del silenzio, secondo me, hanno la loro funzione. Beh, il silenzio è indefinitezza. Il giorno in cui riusciremo a vivere l'indefinitezza senza essere a disagio, avremmo ottenuto un bel risultato. Sì, d'accordo, ma se anche stai zitto, potresti anche fare qualche segno. Che motivo c'è, per esempio, di stare zitti e di non far capire niente all'altro? Per esempio, ci sono certi silenzi che sono terrificanti, che sono il silenzio di chi ti vuole punire, per esempio, che non devi capire assolutamente nulla, fai una faccia di cartone, no, staci e sai una faccia inespressiva, quello è un silenzio terribile, no? Poi c'è il silenzio appunto dell'attesa tranquilla, se non, quello degli amici, per esempio, stiamo lì anche se non parliamo è lo stesso, chi se ne frega, tanto... Che diciamo, che non diciamo, è la stessa cosa. Quindi il silenzio... Alcune volte il silenzio è obbligatorio nei rapporti sociali, cioè nel senso che comunque da collaborativi, nel senso che se per esempio, non so, io dissento dal mio capo, posso fornire una motivazione che magari a me sembra appropriata, così, ma se non viene percepita, no, comunque condivisa questa motivazione, il capo va per i cavoli suoi, uno a un certo punto cosa deve fare? Sta zitto perché non hai altra chance, magari in quel momento è proprio una tappa obbligatoria, no? Della... Certo, ma tu quando taci volendo dire qualcosa al tuo capo, ti senti stupido o intelligente? No, delle volte mi sento intelligente perché se dovessi reagire in modo istintivo non si sa che cosa potrei dire. Certo, cioè se tu pensi al tuo vantaggio o al tuo svantaggio? In quel... No, secondo io penso al mio vantaggio. Se tu pensi... siamo... Spontaneamente parlando. Certo, certo, siamo in quella forma di calcolo. Certo, certo. Cioè non sei spontaneo. Ma quanto tempo puoi durare in un ambiente gerarchizzato senza essere spontaneo? È intelligente starci a lungo o è meglio andarsene? No, ovvio che non può essere un approccio, un atteggiamento, come dire, che perdura nel tempo sempre allo stesso modo. Dico semplicemente che ci sono dei momenti, quindi temporalmente scanditi, in cui... Certo, certo, ecco, per esempio, il tuo capo ti rende stupido o intelligente? Purtroppo mi rende intelligente, io vorrei essere un po' più rilassata ed essere un po' più stupida. Cioè, ma quando ti rende intelligente? Cioè, perché il tuo capo, tipo, perché secondo me si può rendere anche stupido. E perché, cioè, come? Ti può rendere anche stupido. Il tuo capo. Ma se cioè, quando è che ti rende il tuo capo, ti rende intelligente? Se a livello reattivo fossi stupida, combinerei dei danni che nella relazione, intendo dire. Cioè, quindi mi devo preservare, cioè, devo pensare al mio vantaggio. La paura aguzza l'ingegno. Il tuo capo, cioè se, per esempio, se adesso cala l'attenzione e qui arriva un'autorità, l'attenzione sale di nuovo. Perché... c'è qualcuno che ci può giudicare, qualcuno che... Cioè ci può rendere intelligenti, ma intelligenti, biologicamente intelligenti. Ma personalmente il capo ti rende intelligente? Cioè chi ti domina? Chi ti domina ti può rendere intelligente perché c'hai paura di far brutta figura, aguzzi l'ingegno, stai sveglio, studi... ma personalmente potrebbe renderti meno intelligente. E umanamente pure. Cioè, umanamente pure, quasi se certamente. Io penso al mio vantaggio, umanamente c'è una perdita, diciamo, certo. No? Perché perdo di spontaneità. Certo, quindi cosa vuol dire questo? In una società gerarchizzata come la nostra, qual è l'intelligenza che viene sviluppata? Quella biologica. Quella biologica. Quella biologica. No. Quindi fatalmente gli intelligenti...
prevalgo, tende a prevalere, cioè tende ad essere stimolata l'intelligenza biologica, mentre quella personale e quella umana vengono sfavorite. Anche se io non lo trovo molto giusto questo. Allora, questo è... ma non trovarlo giusto è intelligente o stupido? Non per elevare la stupidità, chiaramente, ma semplicemente perché come componenti di per sé sono intrinsecamente importanti a loro volta, quella dell'umanità. Certo, ma il problema è dove andremo a finire, prego. Dipende dai settori, penso però. Sì, dipende dai settori, ma come dire, in quasi tutti i settori però l'intelligenza che viene favorita, dato che tutti i settori tendono ad essere gerarchici, è quella biologica. Cioè, se i rapporti interpersonali, per esempio, si basano sulla paura del giudizio, sul voto o sulla valutazione, invece che basarsi sulla condivisione, sulla collaborazione, no? Se si basano sulla collaborazione, si sviluppa l'intelligenza umana e personale. Tu ti lasciano i tuoi tempi, tu puoi tirar fuori la tua intelligenza personale. Ti lasciano essere te stesso e puoi tirar fuori la tua intelligenza personale. Ti lasciano dire quali sono i tuoi valori e non devi dire che sempre quello che secondo l'ammaestramento dei valori dominanti, no? E si sviluppano. Se no, se invece prevale, come tende a prevalere, per esempio la competitività, no? Allora l'intelligenza che viene si sviluppa è l'intelligenza quella più utile per essere competitivi. L'intelligenza più utile per essere competitivi è precisamente quella che dice Cipolla, cioè intelligenti per avere un vantaggio e per evitare che gli stupidi ti tolgano quel vantaggio. Infatti, per esempio, si dice che il nostro mondo tende ad essere abbastanza disumano, no? Si dice spesso, no? Il nostro mondo tende ad essere spersonalizzato e disumanizzato, no? In certi posti ci dà molto fastidio, per esempio se andiamo in un ospedale e ci spersonalizzano e disumanizzano, ci dà molto fastidio. Non è una bella cosa. Se andiamo, quando lavoriamo, se ci spersonalizzano e ci disumanizzano, ci dà molto fastidio. O no? No. Quando siamo in famiglia, ci rifugiamo in famiglia e ci ripersonalizziamo. Se poi abbiamo... Non sempre, perché certe volte anche la famiglia... Anche la famiglia ti dice che sei un coglione! Non sempre, certo. E che non va bene, che non hai capito che il mondo non funziona così. No, ma appunto, è intelligente seguire l'intelligenza del mondo o è stupido? Cioè, per esempio, il conformismo è intelligenza, produce intelligenza o produce stupidità? Il conformismo produce intelligenza biologica, tu ti adatti meglio, capisci i meccanismi, così eccetera, come quando già a scuola bisogna insegnargli il mondo che incontreranno sarà quel mondo lì, quindi gli insegniamo a... Ecco, però il prezzo che si paga, c'è un prezzo molto molto alto. E l'ingenuità? Come si può collocare l'ingenuità? Cos'è? Quello che chiama gli sprovveduti. Gli ingenui sono gli sprovveduti, sono quelli che nel fare il bene non si curano di procurare il loro bene, sono gli sprovveduti. Io, per esempio, ma se introducessimo la categoria del disinteresse o del disinteressamento, potrebbero essere i santi. Ma forse è solamente una questione di valutazione se è santo o è esposto. Cioè? Il discorso del disinteresse è con una valutazione anteriore, precedente. Cioè se tu ci pensi prima. Ci pensi prima. Certo. Quello di Cipolla è successivo. Cioè se ti rende poi un vantaggio o se ti rende un danno. No, ci pensa prima. Ci pensa prima. Perché lui addirittura fa l'ipotesi che tutti i rapporti umani siano rapporti di calcolo, in cui cioè c'è un vantaggio e uno svantaggio. Che quello che produce i rapporti umani, cioè dove è difficile essere d'accordo,
è nell'idea che i rapporti umani siano rapporti sempre di dare e avere, che in fondo quello vuole dire, no? Non è così lontano dalla realtà. No, no, però non è. No, non è sempre così. E comunque noi non vogliamo che sia sempre così, non vogliamo, continuiamo a pensarlo. Cioè, quindi, quindi noi quando incontriamo uno stupido, invece di dire dobbiamo essere intelligenti per fare in modo, per evitare che ci dia uno svantaggio, no? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare se per caso quello stupido non ha altre forme di intelligenza. Questo è il punto. Cioè cercare di capire se quello è uno stupido, però è simpatico, no? È uno stupido, però non è cattivo. Uno stupido a cui voler bene oppure uno stupido da evitare. Certo, uno stupido da cui difendersi o uno stupido a cui poter voler bene integrandolo, perché ogni tanto siamo stupidi anche noi. Perché anche noi, se tutti badassero alla nostra stupidità, anche noi spesso lo siamo. Perché c'è reciprocità. Voi siete disposti ad ammettere di essere stupidi? Sì. Siete disposti? Qui sì, poi quando ce lo dicono. No, però per ammettere di essere stupidi bisogna non essere biologicamente stupidi. Allora, attenzione, perché se uno è biologicamente stupido non è in grado di ammetterlo. No, potrà ammetterlo per avere un vantaggio. Non lo comprendo. No, non lo capisco. Potrebbe ammetterlo per un vantaggio, allora quello è intelligente, non è stupido. Nella stupidità biologica, cioè nel senso che io penso di avere una parte importante di stupidità biologica, ad esempio se tutto ciò che riguarda numeri o viene trasformato in numeri, infatti controllate quando vi do il resto perché faccio il tessere, a me causa oggettivamente dei grossissimi problemi. Poi su questa stupidità biologica che io ho da sempre, se ne è stata quella personale, perché io so che vedo i numeri e dico, oh mio Dio, sono un idiota, allora lì mi agito e divento ancora più cretina, forse sarei un po' meno cretina, però è oggettivo che io proprio non ragiono se si tratta di numeri e non ci arrivo, eppure riesco a riconoscere. Sì, non è vero, perché se tu fossi obiettivamente stupida biologica non ti renderesti conto di essere stupida biologica. Ma che resta proprio la stupidità personale, volevo di noi, è stupido per certe cose che sta di cioè, così come lo stupido personale non si rende conto di essere stupido personale. E quello umano neanche. Sì, ma c'è anche una identificazione dell'intelligenza col sapere della matematica. Di vari forme di intelligenza, no? Io ho la mia dose di idiozia emotiva. Perché ho la mia dose di idiozia emotiva? Se vado sul biologico, io sono nata fortunatamente con una dotazione standard media buona, no? Quindi non sei stupida biologicamente. Per tutto quello che riguarda il pensiero strettamente logico, i passaggi puramente logici, lì sono sempre stata stupida, quella che mi ricordo. Quindi. No, ma quella è la tua emotività che ti rende stupida. Curiosissimo sul fatto che la maggioranza delle donne in Italia si ritenga stupida in matematica. È veramente curiosa questa cosa, perché al di là uno stereotipo, la matematica conta uomini. Delle specifiche difficoltà che una persona può avere biologicamente nella matematica, nel senso del numero, però è veramente studiato il fatto che le ragazze, le donne si sentano stupide in matematica, ma lì. Cioè io credo fortemente che lo stupido sia stato chi ha insegnato, perché si ritorna al discorso degli stereotipi che dicevamo prima, che secondo l'immaginario comune la donna è più stupida in matematica, allora diventa un po' una potenza che si autoavvera. No, anche io sappiamo fare benissimo. Però appunto è quello che voglio dire io, però nell'immaginario collettivo, soprattutto dei vecchi insegnamenti,
c'era questa cosa qui e si mettono in atto dei comportamenti anche involontari che ti portano a incentivare di più un ragazzo a proseguire gli studi scientifici piuttosto che una donna. E tantissime donne si sentono stupide in matematica. Sì, ma quello è un pregiudizio. Ma quello è un pregiudizio. È un pregiudizio. Pregiudizio in parte superato. Se una volta, per esempio, la facoltà di ingegneria, una volta, quando si presentava una donna, il professore si irritava. Ma basta. Diceva di adesso ce ne sono. Al bimbo gli si regala il piccolo chimico. Non è vero che si superava. No, no, non è superato. Del tutto, però abbiamo fatto molto strano, molto cambiato, anche perché biologicamente non scientificamente non hanno mai dimostrato delle differenze, mi sembra, no? Come no? Tra uomo e donna sulla matematica, le differenze sono scientifiche, no, sulla matematica, però sulla matematica. Ci sono delle scienze che hanno detto. No, ma però un certo grado di intelligenza nel dire che le donne ragionano più col cuore che con la testa c'è. Se fosse che invece l'uomo è che lui che è l'unico cosa con cui può battere una donna è la matematica, è che in realtà è lui che è il meno che a usare l'emotività. In realtà, dico che molte volte gli uomini sono, diciamo, un po' più psicopatici, anche sono più sbilanciati come cervello. Quindi potrebbe essere non che non è capace, semplicemente che è l'unica cosa in cui l'uomo potrebbe riuscire, è per quello che compete ed è aggressivo, e allora le donne si ritirano. Perché davanti a uno che è aggressivo, dico no, lascia pure, te la lasciano fare. Questa è una delle teorie che ho letto. Poi dopo... Sì, ti lasciano credere. Sì. Ti lasciano credere. Perché poi io bravo, perché sono bravo. L'uomo e quale donna? Musatti diceva. Volete dominare un uomo, fategli credere che sia più intelligente. Più Vabbè, ma dipenderà da quale uomo e quale donna, no? Cioè, non è che perché... Ah, bisogna distinguere. Eh beh, dire. Cioè, non è che possiamo generalizzare. Uomini e donne. Era così carino generalizzare. Tutte le donne. Tutti noi della parte. Immaginando altre categorie. Cosa senti? Bene, allora, in conclusione, che non si può comprendere, però, proseguendo. Per questa sera. Proseguendo. Per questa sera. Quando? Come ci lasciamo? Ma il problema è quando posso... Prego. Perché io ho la sensazione certe volte di avere a che fare con qualcuno, stupido biologicamente, stupido personalmente, stupido umanamente. No, spesso questa sensazione. Come si comunica? Come avvedo, no? Come si fa? Sì, allora... perché io pensando tra quattro persone, ho cercato di... ce ne sono tra quattro, che penso che siano stupide in tutte e tre le dimensioni. Ma stupide in tutte e tre le dimensioni allo stesso modo o con una prevalenza? Perché il problema è... Bisogna capire la prevalenza. Se tu capisci la prevalenza, puoi lavorare sulle altre due dimensioni e lasciar perdere quella che prevale. E aiutarti con quelle altre due. Sempre che quella che prevale sia quella biologica. No, perché no, se quella che prevale è la biologica, quella che prevale la biologica non c'è niente da fare. Se quella che prevale la biologica non c'è niente da fare. Però, come dire, bisogna vedere che grado di prevalenza è. Perché potrebbe prevalere, però esserci anche le altre. Cioè, bisogna vedere che grado di prevalenza è. Cioè se prevale molto, allora quello è proprio stupido. Ma tu quando dici che incontri tutte e tre persone stupide biologicamente, stupide personalmente e stupide... Sì, per esempio, io invento una persona che secondo me, però magari mi sono sbagliata... Non ci dire chi è. No, assolutamente, no, rigorosamente per me, che biologicamente è stupida, che personalmente è dominato dalle sue cose personali, per cui diventa ottusa e quindi diventa stupida, e che nell'incontro con l'altro non si fa aprire e quindi chiaramente non può, è stupido anche umanamente. Allora, che cavolo faccio con questo? Dipende, sei obbligato. Sono obbligata. È un obbligo della legge. Ma guardate, se non c'è guardate una che... obbligo.
sul lavoro, ecco, quasi tutti sono obbligati a frequentare qualcuno. Stavo pensando a una persona che obbligatoriamente sul lavoro incontro. Che faccio? Certo, ma tu nella tua esperienza che fai? Come te la cavi? Vediamo, vediamo empiricamente che cosa fai, cioè cerchiamo di capire da, da lì. Cioè come ti viene da fare? Cioè che cosa ti viene da fare? Ti sposterai da una parte all'altra. Sì, dipende. Un po' lo spiego. Certi momenti me la spiego, in altri momenti faccio quella simpatica, in altri momenti mi avvicino e vedo se... Cioè, dipende, non ho ancora un'altra. Va bene, ma è intelligente o stupido pensare che potrebbe essere un compito all'infinito? Intelligente? No, intelligente è intelligente, poi bisogna vedere se uno riesce a farlo. Che... No, ma appunto, allora, supponiamo che in realtà certe volte uno non ce la può fare, perché se uno è stupido dappertutto è un po' difficile, qual è il punto d'attacco? Se è stupido umanamente, stupido personalmente, stupido biologicamente, il punto d'attacco è difficile. Allora si oscillerà, si andrà da una parte all'altra e si dovrà continuare tutta la vita a fare quella, quell'operazione lì. Se è così, è una di quelle situazioni che giustificano il pessimismo di Cipolla. Se, per esempio, se tu ce n'hai 4-5... Ma Cipolla che soluzioni dà, diciamo, come? Che abbiano il carattere. No, Cipolla non parla delle soluzioni. Assolutamente. Perché alla fine lui dice che l'unica cosa da fare sarebbe non sottovalutare la quantità di stupidi che ci sono, sapere che lo stupido è la persona più pericolosa di questo mondo e invece di stare lì a cincischiare, di convincerlo, poi considerare oddio chissà perché è diventato stupido eccetera, attrezzarsi se c'erne l'adrenalina, intelligenza in modo tale da sconfiggerlo. Cioè lui propone una lotta senza quartiere, una lotta senza quartiere degli intelligenti contro gli stupidi. Tant'è vero che, come dire, secondo me lui non dormiva la notte. Sì, no, infatti certe volte ti viene da non dormire la notte. No, da non dormire la notte, quello sicuro. No, però, per esempio a me, ogni tanto, di fronte a questa persona, non tanto ipotetica, la tentazione è quella di studiare strategie per fregarla, siccome sono più intelligente, e per farle fare del male, perché poi ti stimolano anche cattiveria. Io ho un'ultima risorsa. Mi chiedo, perché la provvidenza ci ha messo quella stupidità lì? Per farmi sentire intelligente. Potrebbe essere per farvi sentire intelligente, ma però di fronte a quello lì è difficile che mi senti intelligente, perché tanto non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Anzi ti contagio, mi senti più stupido. Cioè potrebbe essere che abbia ragione il mio filosofo. Vabbè, nella divina provvidenza non si può confidare più di tanto, altrimenti non si capirebbe per quale motivo. Ma è intelligente, ma scusi, è intelligente o stupido non confidare nella divina provvidenza? No, perché io non lo so se stai forse è più facile di quanto si pensi se uno poi non ci crede più di tanto. Ma come è più facile se la divina provvidenza non esiste e uno può confidare nella divina provvidenza? È difficilissimo. Infatti io non confido. Lei non confida, però dico semplicemente questo, che ammesso che esista la divina provvidenza, ci sono tante cose che non si capiscono, no? Perché la divina provvidenza, perché non siano risolte. Ma per esempio, il filosofo Kant ha detto una cosa molto intelligente. Ha detto, se l'aldilà non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Perché? Perché? Perché c'è una quantità di gente, poverina, che muore senza che nessuno gli ha fatto giustizia, che almeno speri che di là è la pace. Non diceva per avere un'altra vita, no, diceva la giustizia. Cioè c'è una quantità di gente, ma almeno lasciate sperare che di là, no? Cioè, è molto intelligente, è una mossa estremamente intelligente. Un'altra cosa che ha detto un altro filosofo, che è il mio filosofo preferito, Emmanuel Levinas. Come si chiama? Scusa. Levinas. Ha detto...
niente sfugge al bene, perché dovrebbe sfuggire alla stupidità? Cioè, se noi a uno stupido, quello là, gli vogliamo bene... abbiamo già bollato. Ma uno così, ma tanto ce n'è, non è che individuarlo conta molto, tanto ce ne sono, no? Se, per esempio se io, quando uno è stupido in tutti i sensi e non c'è speranza, io mi assumo la sua responsabilità, cioè penso, dato che lui è stupido umanamente, non capisce, dato che lui è stupido personalmente, dato che lui è stupido, tocca a me fare quello che dovrebbe fare. Sì, quindi addosso lo stesso, cioè alla fine, dico, poi ti addosso lo stesso. No, perché? Scusate, che succederebbe se tutti quelli che incontrano uno stupido così, irredimibile, come si direbbe, no? Uno che proprio non c'è assolutamente niente da fare, invece di dire ma come faccio per modificarlo, ma come faccio per farlo diventare più intelligente, eccetera eccetera, non ci arriva, lo faccio io, certo, lo si fa, è cattivo, devo essere buono due volte, e si fa, ok, è ottuso, dovrò essere intelligentissimo, quasi geniale, infatti. Cioè mi metto al posto suo, ma lui non cambia niente. Ma a questo punto non ha più nessuna importanza che cambi, perché se al posto suo ci va un altro, quello che si doveva fare si fa, cioè significa niente sfugge al bene, cioè neanche, questa potrebbe essere la soluzione, questa è la chiave, che è quello che in fondo diceva. Però se gli altri ancora, ve lo diciamo, facciamo un esempio di un ex marito. Un esempio a casa. Però quando hai dei figli che prendono questa tua generosità e questo tuo modo di affrontare le cose come una debolezza e come una... cioè diventa una complicazione, non indifferente. Cioè io ho una figlia di 25 anni e il padre di mia figlia non è nato stupido, però è una persona che pensa... un po' come quel signore lì, no? Se non calcoli sei un coglione, se... cioè è un po' misto, un po' stupidità, ottusità tanta e un po' di cattiveria. Quando faccio un esempio, no? Cioè una figlia, cresci questa figlia anche da sola. Se tu... io ho cercato per tanti anni, mi sono posta così perché a me veniva naturale, non era una roba che ho deciso di fare, mi veniva naturale di fare. Così anche per perdere, tuo padre gli devi voler bene, così. Sì, oppure no, beh, insomma, ognuno la pensa a modo suo, se ha detto così probabilmente lui la pensa così, la pensa... però se tutti gli altri, perché poi noi viviamo in una società, non viviamo solo noi con la persona stupida o la persona cattiva, se tutti gli altri poi danno addosso a te per questo tuo modo di fare, perché tu comunque così facendo subisci e tendi anche a far subire gli altri questa stupidità o questa cattiveria, cioè diventa complesso. Sì, ma però è stupido o intelligente fare così? Cosa si conclude a fare così? Quando tutti gli altri gli danno addosso a uno e non c'è rimedio? No, se ti danno addosso a te. Sì, danno addosso a te. E tu che fai? E tu allora? Io ho continuato a essere come sono, perché non posso essere diversa, però è difficile, insomma. Cioè a me avete ragione, datemi addosso. No, ho detto questo è l'unico modo che io posso... Sì, d'accordo, ma il problema di assumersi la responsabilità significa che dove non arriva quello che non ci arriva, ci vai tu. Certo. Se quell'altro perché se la prende con te? Perché tu non ci sei andato al posto di quello, perché gli hai procurato un vantaggio. Se tu ci vai al posto, cioè se il padre di tua figlia non ci arriva e tu ci arrivi, tua figlia non ha niente da rimproverare a nessuno perché qualcuno ci è arrivato. No, invece no. Invece no, perché lei non c'è arrivata, non c'è andata al porto. Lei ha semplicemente detto che l'elemento della compensazione è molto. Appunto, cioè sua figlia, perché cosa le rimprovera? Di essere troppo debole. Brava, di essere troppo debole. Cioè sua figlia dovrebbe rimproverarle di essere troppo poco debole. Perché siccome lei non può fare niente, se è più forte, peggiora la situazione, non migliora. Perché sua figlia le dice che lei è debole?
perché lei non è abbastanza debole. Perché se lei fosse abbastanza, stata abbastanza debole, sua figlia avrebbe compensato. Avresti ceduto, se tu fossi stata più debole, avresti ceduto e avresti cominciato a comportarti come gli altri vorrebbero che tu ti comportassi. Tu invece sei forte. Non è così chiaro. Insomma, no. È intelligente. È più forte quando è debole. Sì. Ma l'ha inventato San Paolo comunque, questa cosa. È molto vecchia. No, ma qual era la soluzione? Cioè, perché sua figlia, cosa avrebbe voluto sua figlia? Che lei rispondesse colpo su colpo, che lei tutto quello, tutto il male ricevuto lo restituisse, per questo dice che è debole. Perché lei non ha fatto così, giusto? Va bene, e lei come risponde a sua figlia quando sua figlia la rimprovera di questo? Io rispondo che ognuno è fatto a modo proprio, cioè che a me non piace che suo padre sia fatto così e quindi che lei sarà quello che vuole lei. Certo, ma lei non l'ha sostituito in quello in cui era insufficiente, questo uomo. Lei ha fatto la sua parte, si è limitata a fare la sua parte. Lui non ha fatto la sua e sua figlia le rimprovera. Sua figlia le rimprovera precisamente che non aveva fatto di più. È questo. Posso fare una domanda anche? Di più? Per esempio, suo padre non ha fatto il padre, lo doveva fare lei. Lei ha fatto solo la madre e sua figlia glielo rimprovera. È rimasta senza padre. No, sua figlia non la rimprovera questo, sua figlia la rimprovera di non essersi ribellata, di non aver combattuto. Cioè sua figlia. È preteso che lui facesse il padre. No, lei è scontenta di lui ed è scontenta anche di lei perché lei non ha combattuto abbastanza contro di lui, cioè sua figlia la incita alla guerra con suo marito, ex marito, no? Ma se lei avesse fatto la guerra avrebbe fatto una cosa intelligente? Per me non era possibile, no? E appunto l'avrebbe fatto una cosa stupida, allora spieghi a sua figlia che non è intelligente quello che sta dicendo, no? È stupido. Non avrebbe concluso niente, avrebbe peggiorato la situazione. Perché nessuno poteva vincere. Con una figlia in mezzo, se lei avesse fatto una guerra senza quartiere, perdavate tutti, compresa la figlia. Certo, lei almeno si è ritirata. Sì. Ha limitato i danni. Quindi una persona stupida dovrebbe spingere la persona intelligente a essere ancora più intelligente. No? Certo, perché quando c'è uno stupido, tu devi essere intelligente anche per lui. Quindi in questo modo fai più bene. Questo riscatta la stupidità, perché lo stupido serve a farti diventare più intelligente. Cioè la stupidità immediatamente viene riscattata, serve a qualcosa. Dice, quello in casa mia c'era uno che non ci arrivava e l'ho fatto io. Che c'è da fare? Prego. Mi viene in mente Gesù Cristo, io ci credo, non ci credo, possa essere spesso come uno che ha fatto un atto intelligente o un atto di stupidità, accettare, stabilire e farsi niente. No, veramente l'atto intelligente l'ha fatto Dio che l'ha mandato. Parlando di Gesù. No, ma parlando di Gesù non è lui che l'ha scelto, lui è stato mandato, è il figlio che il padre ha mandato per liberarci dei nostri peccati, per espiare i nostri peccati. Per uno che non crede. Per uno che non crede è meglio non parlare di Gesù. Non è importante questo, è importante. No, perché dice se uno che crede lo riterrà in un certo modo, se uno non crede lo riterrà in un certo modo. Quindi è la stessa cosa che noi stiamo dicendo, più o meno, che a volte si prendono su di sé le cose degli altri e si finisce poi per sentirsi come uno stupido. Visto dagli altri. Certo, ti metto ma visto da colori. Se stessa, certo. Se effettivamente ha preso su di sé come lei insisteva perché la signora potesse fare, sì. Allora sarebbe un atto, forse l'unico più grande intelligente, questo o simile a questo, che la signora o io o un altro potremmo fare. Quindi sempre vedere che c'è sotto c'è sempre un atto che va al di là dell'intelligenza per poter poi portare a buon fine un risultato perché le persone migliorino. No, io non credo che ci sia, c'è un altro tipo di intelligenza. Ma questo è l'amore,
questo è l'amore, solo sì, ma l'amore, fare questo. Ma scusi, ma l'amore è stupido o intelligente? L'amore non è, l'amore è più grande dell'intelligenza. No, aspetta un attimo, penetra il mondo. Ma l'amore è saggio, e la è saggio e stolto. Cosa? L'amore è saggio o è stolto? Dipende. Ma scusi, ma no, ma guardi che questo è la sapienza. È un punto fondamentale. Se l'amore è saggio, è intelligente. Per esempio, tu dici è sapiente, non è intelligente, è qualcosa di più. Sì, ma allora allarghiamo il concetto. È un'opinione, no? Ma tutte le opinioni sono valide. Stiamo discutendo, anzi, piacevole discutere. E allarghiamo il concetto, cioè quando si parla di stupidità o di intelligenza, in realtà non si parla, come abbiamo detto, solo di capacità di comprendere, perché quello è l'aspetto cognitivo dell'intelligenza, cioè biologico, in definitiva. Quello dipende dal cervello, d'accordo? Stiamo parlando di qualcosa che comprende la saggezza. Per esempio, è saggio quando tu vuoi dire a uno vaffa in bagno, no? E fai una battuta che sdrammatizza, glielo dici senza dirglielo e non litigate. Quello lì è un'intelligenza di tipo personale, ma c'è saggezza lì. È saggio, per esempio, quando tu invece di rimproverare a uno che non ci arriva, dici non ti preoccupare, ci vado io al tuo posto. C'è una saggezza, la saggezza dell'amore. Chiaro? Cioè, non ha a che fare con l'intelligenza, sì, come definizione storica. Ma perché lei si fissa con i termini? Che poi è un altro intelligenza. Non si fissi. Stiamo parlando di qualcosa che è, ha ragione lei, è al di là del termine intelligenza. Giustissimo. Però o migliora l'intelligenza. Sì, aspetti un attimo. Però se lei per intelligenza intende gli aspetti cognitivi, il capire, l'intelligere, è un conto. Se con intelligenza intende il fatto che le cose acquistano significato, allora, è una, allora di questo stiamo parlando. Di questo, certo, in questo senso ha ragione lei, sono d'accordo. Non bisogna assolutamente pensare che esiste solo un tipo di significatività. Per esempio, l'intelligenza, l'intelligere è il dare significato, cioè, allora, l'ho capito, significa che sei cretino. Ma il termine tedesco stesso, intelligere, i tedeschi sono fenomenali, è afferrare. No, no, è intus leggere, sì, è leggere dentro, è leggere dentro. Ecco, io sto dicendo questo. Allora, ma noi stiamo parlando di questo stasera, di questo tipo di intelligenza. Pare, ma stiamo parlando di tutti i tipi. Allora però c'è una confusione se non diciamo, non distinguiamo le cose. Sì, ma essere schematici. Perché se non io sono entrato stupido e intelligente. No, aspetti. Ma però vorrei uscire con qualche cosa di diverso. Sì. Così se io esco come sono entrato, bisogna che noi ci intendiamo su qualche cosina. Ma perché lei per forza vuole un vantaggio? Lei adesso dice devo uscire con qualcosa, aprirmi al ricchezza. Ma per esempio lei potrebbe essere venuto qua e aver arricchito noi, è meglio. Ma io non ci penso neanche questo, penso non ci pensa neanche, ma per me io lo preferisco. Ma lei preferisce perché? No, perché così arricchisce me. Preferirei uscire anch'io più ricco. Certo. Se avessi il tempo forse ci riuscirei. Certo, ma questo vuol dire che lei adesso sta parlando dell'intelligenza di cipolla. Sta parlando di quel tipo di intelligenza. Allora hai ragione, cipolla, alla fine della fiera no, troviamo cipolla. In certi modi, certe cose ha ragione. Se noi usciamo fuori dalla definizione strettamente psicologica dell'intelligenza, non ne veniamo fuori. Ma scusi, ma lei perché fa il filologo che qui stiamo parlando piacevolmente? Cerchiamo di non essere così schematici. Allora, questo è un discorso salottiero, allora mi sta benissimo. Siamo finito a tenere. Salottiero? Sì. Peggio! Peggio, informale! Di persone che si incontrano e cercano di capire. Allora ci siamo capiti. Peggio! Allora, su questo piano siamo perfettamente felici e d'accordo. Benissimo. Allora ne esco arricchito. Ci siamo capiti. Non so, non ero convinto di psicologi. Io dove credevo adesso? Allora, sarò persone comuni della strada. No, aspetta. Fermi tutti, prego. L'amore è intelligente o no, secondo noi?
L'amore è intelligente o no? Che domanda. Se stai bene, intelligente. Cioè, stai male. Cioè se produce un vantaggio, è intelligente. Se produce un vantaggio, è la sempre cipolla. Sempre cipolla. Cipolla in Steiner, questo di qua. E se invece, l'amore ti portasse in un'altra dimensione, oltre te, verso qualcosa che non sai cos'è, ma potrebbe essere la tua, la soluzione a tutti i problemi? Bellissimo. Beh, sicuramente l'amore, quando dopo nasce un figlio, ti porta all'immortalità, in un certo senso. Insomma. L'immortalità. Una quota di immortalità. Una quota. Tu puoi dire non morirò subito, ma morirò fra tre generazioni. Sì. Oh, anche te. Perché no? O anche due. No, dipende se tuo figlio fa un altro figlio, eccetera, eccetera. Cioè uno può immaginare una immortalità biologica, certo? Perché no? Ma per ridurre tutto, intelligenza e stupidità, si fa fatica, perché appunto la signora chiede l'amore da che parte sta. Cioè, no, non da che parte sta. Ma stasera stiamo parlando di quello. Di questo, parliamo di questo, ma siccome tutto fa riferimento all'individuo, l'individuo intelligente, stupido, stupido, intelligente, è amore, e tante altre cose. Allora sì, ecco, mi trovo in difficoltà a dire è intelligente questa cosa, è stupida quest'altra. In certi casi mi trovo in difficoltà a dire perché. Non mi dire tutte. Ho capito, ma è uno schermo. Cioè, le cose gli vuole essere ridate a due. Certo, no, ma questo sì. No, cerchiamo di non essere schematici, no. Dopodiché il problema è che stasera. Affrontiamo quel tema lì, sì, è sì. Ovvio che come abbiamo visto, come dire, deborda da tutte le parti, no? E se parliamo di un altro tema, la diversità, la solitudine, la pazzia, debordano sempre da tutte le parti, no? È una nostra comodità per delimitare un pochino, per cercare, è un modo intelligente per non perdersi nel mare delle cose, no? Che si delimita un po', ecco, però la sua domanda come nasce? Oh beh. E l'amore intelligente? Ah, appunto che viene fuori da o è stupido. L'amore dove lo mettiamo? Ma non è detto che deve essere l'uno o l'altro, ma perché non può essere l'uno o l'altro? Sì, ma stasera è una domanda per te. Non è detto che dovrei stasera si può porre. No, è che stasera stiamo ponendo questa domanda. Ma io mi rifiuto di sentire. Si rifiuta, non si può rifiutare, questa signora invece va bene, ma lei non. Parliamo di amore, perché stasera parliamo di altre cose. Che c'è? Ma questa signora vuole parlare. Che ci possiamo fare? Dell'amore un'altra volta, dell'amore un'altra volta, ma la signora però non è interessata all'amore, è interessata a capire se con l'amore si può produrre intelligenza o si può produrre stupidità. È proprio questo. Ecco, per esempio, se uno ama tutto il mondo, ci sono quelli che dicono io amo tutti, amo l'umanità, l'amore universale, no, è stupido o intelligente? Si tutela. Ma da cosa si capisce che è stupido? Per esempio, l'amore dell'umanità è l'intelligenza più alta che ci possa essere. L'amore dell'umanità. Se poi tu vuoi cerchi il tuo vantaggio. Ma San Francesco era uno stupido o un intelligente? San Francesco? Stasera San Francesco si può evocare soltanto in relazione al lupo di Gubbio. San Francesco parla sul lupo di Gubbio. No, ma scusate, no, ma praticamente non avete capito. No, no,
non avete capito. Quando San Francesco parla col bruto, col lupo di Gubbio che non capisce, come fa San Francesco a farsi capire e ad addomesticare il lupo di Gubbio? Cosa? Con l'amore. Vabbè, ci siamo. Lo considera una creatura di Dio, una creatura, lo tratta come una creatura tra le altre, lo rispetta e il lupo di Gubbio lo sente e si ammansisce. È stupido intelligente San Francesco. È intelligentissimo. Quindi San Francesco è intelligentissimo, cioè ha l'intelligenza dell'amore che parla con la stupidità della testa. Il lupo è stupido biologicamente, è più stupido dell'uomo perché non ha le regioni frontali del cervello, non ha la parola. Il lupo è uno stupido. Gli uomini stupidi sono bestie. San Francesco riesce a parlare con, ecco, dice, come si fa a parlare? Questo è il modello della nostra cultura, della comunicazione con gli stupidi, è San Francesco che parla col lupo di Gubbio. Che però poi alla fine ha portato un vantaggio sia al lupo di Gubbio sia a tutti gli ugubi, o no? In che senso? Quale vantaggio? Nel senso che non andava a seminare terrore il lupo alle persone, alla fine mangiava sia il lupo che tutti gli altri. Può anche darsi che il lupo non ne abbia riportato vantaggio, seguiva l'istinto, per cui è stata una... Però in ogni caso... Ragazzi, ma scusate, ma voi pensate che sia vero? San Francesco che parla al lupo di Gubbio è un racconto, non è vero, non è possibile che uno parli al lupo di Gubbio. Siamo nella categoria degli storditi, non c'è caso. Ma cosa c'entra? Si discute anche sulle favole. Appunto, ma quella però, quando si racconta una favola, che intelligenza è del reale? No, ma c'è. È l'intelligenza personale, narrativa. Tu la racconti. Tu racconti che San Francesco riusciva a parlare ai lupi e stai dicendo che si può superare la stupidità brutta, la stupidità, stai dicendo che c'è un modo per superare la stupidità brutta, ma questo modo qui è un modo provato, oggettivo, perché ci convince, perché è intelligente, perché parla alle nostre persone, non parla la nostra intelligenza di testa, perché lì lo sappiamo che quella è una favoletta, d'accordo? E non parla la nostra umanità, perché noi quando parliamo con gli umani non preferiamo che non siano lupi. No. Ma ci dice, guardate, che è possibile parlare con gli stupidi. Parlare con gli stupidi, ma perché ci convince? A quale intelligenza parla? Se noi siamo stupidi come persone, per esempio, diremo, come io stupidamente ho detto, ma non è vero. Perché quella è la stupidità personale. Le persone... Quelli che non hanno l'intelligenza personale non seguono le favole, i miti, i racconti. Quella è l'intelligenza tipica che manca a certuni. Per esempio, quando quello dice, ma tutto, sai, Cristo, il racconto della Genesi, i Vangeli, sono tutte storielle. Sì, sono storielle, sono certamente storielle dal punto di vista della realtà. Qualcuno le ha inventate. Mica si sa com'è andato, no? Ma però quelle storielle sono intelligentissime. Ma a quale intelligenza parlano? Parlano intelligenza personale. E infatti chi sono quelli che le ascoltano, anche sapendo che magari non è andata così? Quelli che hanno, che non sono, come persone, non sono stupide, no? Per esempio ci sono certi atei che sono degli idioti. Personalmente, magari sono degli scienziati straordinari dal punto di vista cognitivo, sono quelli che dicono no, non mi raccontare quelle cose lì, sono tutte storielle. Sì, sì, sono storielle, ma che ti dice quella storiella? A quale parte di te parla? Parla la tua persona, no?
Si guarda lei con un sorriso, un sorrione, come dire, è capito? O no? Ah, come dire? Lì c'è una zona, non ho sentito la voce. Di silenzio. Di... Parlo sempre di questa zona qua. Quella zona lì, dai, dite qualcosa. Quando quello ha dato la martellata alla sua statua, ha detto: perché non parli? Forse voleva dire: perché non dici qualcosa di intelligente? Ma perché, ecco, per esempio, certe volte uno non parla per timore di dire una stupidaggine. Quello, per esempio, che tipo di stupidità è? No, non è stupidità. Dipende. Può essere personale, può essere umana. No, può essere anche personale. Cioè, può essere legata a un proprio timore. Per esempio, uno ha bisogno di essere approvato sempre dagli altri, e c'ha una gran paura di dire una stupidaggine. No, quello è personale. D'accordo. E chi invece giudica, dice qualcosa? Prego. C'è chi ha paura di dire qualcosa di stupido, e chi invece giudica quando parla qualcuno? L'altro lato, no? Cioè, io posso avere paura di dire una cosa qui, perché dico no, qua dico una cosa stupida. Se lei mi dice: ma che domanda è? Io mi posso sentire più stupida, oppure se mi dice: oh, non so, bella domanda, e uno si sente già, cioè, come ci si pone anche rispetto a chi giudica quello. Bravo, che bravo, questo è una cosa, è un intervento bellissimo. È vero. Cioè, c'è una comunicazione che, più che essere con gli stupidi o tra intelligenti e stupidi o tra stupidi e intelligenti, è una comunicazione che può far sentire stupidi o può far sentire intelligenti. Questo è quello che dice lei. Questo è un altro aspetto che non abbiamo toccato, no? Che è l'aspetto, come dire, della retorica, poi in definitiva, l'aspetto della conversazione, della convinzione dell'altro, no? Allora, cioè io, se per esempio, quando è che ti prendo? Quando ti faccio sentire stupido o quando ti faccio sentire intelligente? Intelligente. Se ti faccio sentire intelligente? È più facile. È più facile che tu mi ascolti, e se ti faccio sentire stupido? Certe volte proprio farti sentire stupido, tu ti sottometti, no? L'intelligente è quello, tu ti senti sotto. Dipende da chi sei tu. Può essere anche, cioè, dipende da quello stimolo, che dipende. È il tuo bisogno o il tuo desiderio. Lei, per esempio, ha apprezzato quando io ho detto, cioè quando uno dice: che bella domanda, lei ha sentito una gratificazione, che apprezza? Poi dice: ma che cavolo dice questo? Spesso il riconoscimento del principio della verità, in questo caso, in questa relazione. No, ma certe volte però ti dicono: hai detto una cosa bellissima, intelligentissima, e poi parlano di quello che è, ma non ha capito un bel nulla. È strategico, nella comunicazione. Sì, ma appunto, però, quelli che usano le strategie per comunicare sono stupidi o intelligenti? Per loro, e poi si fa vedere. È sempre sul piano personale, che ci sono quelle cose. C'è la seduzione, c'è la sì?
sul piano personale agisco, che sul piano umano, ecco, per esempio, spesso tu ti puoi accorgere della inautenticità di un discorso, no? E certe volte dici, ma io me ne sono accorto che era per che mi intortava. Dici, ma mi ha fatto tanto piacere che ci ho creduto. Dici, ma tu non te ne sei accorto che era per... Dici, sì, sì, dici, però quando ti fa piacere. Bene, nella seduzione questo succede spessissimo. Prego? Nella seduzione questo succede spessissimo. Chi è che parla? Emanuele. Nella seduzione cosa succede spessissimo, che dici, beh, mi sta chiaramente blandendo, però carino, ci credo. La capacità di stupidirsi ogni tanto è utile. Perché ritornando a... È vero, però... Questo è interessante, a... sì, essere stupidi può essere desiderabile. Sì, perché tornando a Flaubert, quello che dicevi tu prima, no? La stupidità nella vita quotidiana è efficiente. Tante volte un comportamento stupido è efficiente, perché chiude, conclude, semplifica, è opportunista e quindi... Serve. Può servire. Sì. Può essere utile. Può essere utile. Cioè, può essere funzionale. No. Anche la capacità, cioè non soltanto la capacità di rendersi più intelligenti o ad aprirsi può essere utile, ma anche la capacità di stupidirsi. Chiaramente in un'ottica opportunistica, cioè non c'è granché di nobile. E gli opportunisti sono stupidi o intelligenti? Dipende. Sono irritanti. D'accordo. Possono essere l'uno e l'altro. Possono essere l'uno e l'altro. Possono essere l'uno e l'altro. Ma però sì, normalmente umanamente sono un po' stupidi gli opportunisti? Sì. Non è detto, ci sono opportunisti geniali, sì, no? Sì, no. Ci sono quelli che proprio che hanno colto l'opportunità, sanno cos'è, sanno quel che fanno, cioè sanno quando è, per esempio, quando è opportuno, non è mai inopportuno. No. Quando dice le cose giuste al momento giusto, è intelligente o è stupido? È zelig. Io ho conosciuto uno zelig molto bravo, uno che riusciva a dire sempre quello che gli altri si aspettavano. Ecco, voi per esempio stasera ve lo aspettavate quello che vi ho detto o è stato o vi ha sorpreso? Mi ha sorpreso, ma non per quello che ci siamo detti, quanto il clima che si è creato. La mia aspettativa era diversa. Anche la mia aspettativa su quello che lei ha spiegato. Invece io ci contavo perché la duro. Qualunque cosa dica. No, è la conferma ogni volta che... Grazie, ho ricevuto anche una dichiarazione d'amore. Io ho ricambiato quello che lei ha fatto la scoperta. No, quello che c'entra, lei viene tutte le volte e molto di più. Adesso non vuole compromettersi. Io personalmente pensavo, professore, che spiegasse anche di più, magari in relazione anche a proprio alle patologie, così, e per quello che era disattesa quella aspettativa, ma solo per quello. Chiaramente non è una critica, era solo una risposta. Ma si possono fare anche critiche? No, non lo era, era un risponderle. No. Bene, quindi, cioè, come dire, non avete capito che io sapevo cosa volevate sentire dire, cioè che volevate essere sorpresi e ci sono riusciti. No. E questo è stupido e intelligente. Che ora è? È ora di 3:25. È ora di andare? Mamma mia, scusate, allora lasciamoci bene. Non stupidamente, ma intelligentemente. Allora io vi do appuntamento la prossima volta, grazie, ci siamo anche abbastanza divertiti. E spero appunto che questo implichi poi una riflessione oppure. No.
non me ne importa che si diventi più intelligenti, perché la cosa più importante invece è quell'altra, diventare talmente buoni da poter anche avere a che fare con la stupidità. Grazie. Prossimo appuntamento? Grazie. Il 20 ottobre. Ottobre, la malattia mentale, come vivere con un matto.